Benvenuti alla sessione pomeridiana di 40-100, la sessione pomeridiana incentrata sul 40, sui nostri 40 anni del corso di laurea e abbiamo adesso un intervento del professor Giolito e della professoressa Raineri sull'inizio appunto del dipartimento del corso di laurea e poi io ricordo a tutti l'interrogazione che avverrà da parte di Erika, dei primi laureati subito dopo, alle 15, e alcuni membri della prima commissione giudicheranno se rilaurearli. La nostra affidabilissima Paola Gatti ha già preparato le pergamene e devono essere solo firmate dal presidente di commissione Albert. Ah, già firmati li hai? Perfetto. Come? Vedremo. E il presidente della commissione Albert deciderà se meritano o no. Benissimo. Allora, la professoressa Maria Teresa Raineri, il professor Piercarlo Giolito, il centro di calcolo dell'Università degli Studi, note, personaggi e ricordi. Prego. Allora, apro io. Si sente il microfono? A posto, sì. Apro io il pomeriggio ricordando innanzitutto perché siamo entrambi seduti qui al tavolo, perché noi siamo stati direttori tecnici, prima la mia collega, professoressa Maria Teresa Raineri, e poi io, del centro di calcolo, dove qui vedete una immagine naturalmente. Ma prima di entrare proprio nel merito del centro di calcolo, a me pare opportuno richiamare rapidamente, anche per rapida sintesi, naturalmente il clima che si respirava in Italia nel periodo in cui si sviluppava il progetto centro di calcolo, ma direi più ampiamente il progetto dell'informatica universitaria nell'Università di Torino, cioè negli anni 60, metà degli anni 60. Ecco, in Italia c'era attenzione sui calcolatori, fin dall'inizio naturalmente. Cito soltanto alcuni fatti molto documentati storicamente. Il matematico Mauro Picone di Roma, no, in particolare, analista e eminente matematico ma anche organizzatore, già nel 1950 aveva cercato di attivare in Italia una qualche iniziativa per costruire un calcolatore italiano. Nel 50 sicuramente è andato negli Stati Uniti a incontrare von Neumann, quindi probabilmente aveva in mente un ben preciso progetto che non riuscì assolutamente a realizzare per tantissimi motivi. E nel 55 si decide di acquistare e installare presso l'INAC, l'Istituto Nazionale di Applicazione del Calcolo di Roma, del CNR, un Manchester Mark 1, uno dei primi calcolatori con un'architettura von Neumann non transistorizzato, tra l'altro era basato su tecnologie valvole termoioniche naturalmente. Ecco, anche a Milano, ad esempio, Luigi Dadda installava una macchina, sempre pressa poco in quel periodo, di fabbricazione statunitense. Questa era un po' la realtà in cui invece con maggior fortuna ebbe inizio il famoso progetto di Pisa, il progetto della macchina CEP, cioè della calcolatrice elettronica pisana, no? Grazie a quel finanziamento, lo ripeto, anche se è una storia notissima, di 150 milioni dei comuni di Lucca, Livorno e Pisa per la ricerca scientifica. Inizialmente dovevano essere destinati alla costruzione di un sincrotrone, poi proprio su suggerimento di Fermi invece vengono dirottati all'iniziativa della CEP. Ecco, e qui prende il via anche l'iniziativa Olivetti per il progetto, no, che poi diventa una realtà industriale dell'ELEA, del laboratorio elettronico automatico, che vede un primo prototipo, una velocità veramente incredibile di realizzazione nel 9001, nel 57 mi pare, e quindi pochi anni dalla costituzione del gruppo di Barbaricina di Pisa appunto.
Il gruppo dell'Olivetti è diretto da Mario Chu, no? Che era il figlio dell'ambasciatore cinese a Roma, no? Che Adriano Olivetti aveva reclutato dalla Columbia University, e così parte la fortunata in quel periodo, ma purtroppo sappiamo breve, no? Esperienza italiana di sviluppo di calcolatori. Nel 58 viene realizzato il fortunatissimo Lea 9003, che è stato e si considera essere il primo calcolatore al mondo interamente realizzato con tecnologia transistorizzata. Perché ricordo queste cose? Perché la versione, poi qui interverrà la collega Maria Teresa Reineri, la versione scientifica del 9003, l'Elea 9001, sarà la prima macchina installata agli istituti di fisica dell'Università di Torino, ma su questo punto ritorneremo in seguito naturalmente. Ecco, io volevo a questo punto anche ricordare un altro aspetto, chiamiamolo così, più culturale e generale del periodo, il grosso sviluppo della cibernetica. Negli anni 60 c'è uno sviluppo dirompente della cibernetica, dove si cercava in questo un linguaggio comune, un linguaggio vuoi logico formale o chimico fisico, a seconda dei casi, no, per la generazione, l'elaborazione, la trasmissione, l'utilizzo, la fruizione delle informazioni in senso lato. Su questo filone si sviluppano varie branche, il branco della bionica, della psicocibernetica, della teoria generale degli automi e così via. La connessione mente-macchina è quanto mai sentita a vari livelli. Cito soltanto alcuni nomi: Edoardo Caianiello a Napoli e Salerno, no? Istituto di cibernetica. Se volete un po' visionario, Silvio Ceccato di Milano, filosofo, linguista e così via, no? E il filosofo, e questo cito questo nome, Vittorio Somenzi, perché Vittorio Somenzi cerca di fare un po' una sintesi di quelle attività che, come in un crogiuolo, bollono e si trasformano in moltissimi progetti. Ed è proprio di quel periodo, no, la pubblicazione da parte curata da Somenzi di questo libro, ecco, La filosofia degli automi, no, che vi faccio vedere. Solo per dare una idea del mutevole andamento delle cose, no, cito un altro caso, un altro nome che molti conoscono, Gianni Dagli Antoni a Milano, no? Che a Milano fonda il gruppo di elettronica e cibernetica alla fine degli anni 60, che poi diventa istituto di cibernetica, vedete, perde l'elettronica, e poi diventa dipartimento di scienze dell'informazione. Ecco, è tutta questa trasformazione che dà proprio l'idea della del dinamismo che c'è in quegli anni. Io sono, e qui rispondo a una domanda degli organizzatori esattamente di questa giornata: che cosa ti ha spinto ad interessarsi di informatica? Questo per me, proprio questo è il mio libro di filosofia degli automi, no, che ho acquistato in quel periodo, e mi ha sollecitato la curiosità. Quindi per me l'avvicinamento all'informatica è stata la curiosità. In questo libro ci sono articoli di von Neumann, articoli di Feynman importanti, perché c'è l'articolo, ad esempio, dove von Neumann mette a confronto il calcolatore digitale, descritto proprio con la sua architettura, non un caso naturalmente, col calcolatore analogico, con il cervello, tra virgolette. Cioè c'era un tentativo di costruire un ponte, no, tra calcolo e mente, come era nel retropensiero di Somenzi nell'organizzare queste cose.
C'è un articolo di Shannon, sono articoli precedenti all'anno, direi anche di un certo numero di anni rispetto all'anno di pubblicazione della filosofia degli automi, perché sono articoli degli anni 50. Ma dicevo, c'è un articolo di Shannon sulle macchine logiche, in pratica dimostratori di teoremi, sulle macchine che giocano, quindi già questo interesse, sulle macchine che imparano, questo è l'articolo di Shannon. E c'è il famosissimo articolo di Turing del 1950, i testi di Turing, o se preferite il gioco, no? Cosiddetto della simulazione. Erano anni veramente attivi. Ecco, vi vorrei leggere un passo, no? Che è di Gallino, di Luciano Gallino. Luciano Gallino nel 60 lavorava all'Olivetti e vedeva giustamente, no, l'importanza del raccordo industria e ricerca. Diceva Gallino, l'attuale struttura organizzativa è il risultato di una crescente consapevolezza diffusasi per tutta l'azienda, parlava essenzialmente dell'Olivetti, dell'importanza della ricerca scientifica applicata, ossia dell'alto status gradualmente acquisito da quest'ultima, dalla ricerca scientifica. Per suo tramite sarà quindi possibile venire maggiormente incontro nel prossimo futuro al bisogno, avvertito in molti settori della fabbrica, di servirsi della ricerca scientifica anche per condurre ricerche di interesse e di applicazione non immediate. Questo dà l'idea delle speranze, l'idea dell'entusiasmo. Ma ahimè, e qui vengo alle note dolenti, purtroppo, note dolenti che è anche un po', come dice la collega, misteriose o inquietanti, no? Che la mia immagine, l'immagine che vorrei darvi di quegli anni è che per me erano dei neri fantasmi, un po' come i dissennatori alla Harry Potter, cioè qualcosa di veramente terribile. Bene, ricordo che nel 60 Adriano Olivetti morì e nel 61 Chu morì in un incidente stradale sulla Torino-Milano di natura non ben chiara o sospetta. Comunque, vi leggo e concludo questo mio intervento iniziale di inquadramento generale in cui si colloca il progetto dell'informatica a Torino, no? Concludo con un passo che leggo dall'Italia degli scienziati, pubblicato da Guerraggio, Angelo Guerraggio e Pietro Nastasi, che sono matematici e storici della matematica, hanno fatto questa pubblicazione in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Guardate la successione delle date, è impressionante. Nel 1962, con la misteriosa morte di Enrico Mattei, perde decisamente quota l'ipotesi di una via nazionale al petrolio. Nel 63 il caso Ippolito decreta la crisi del CNEN e di un altro tentativo di seguire una politica energetica più autonoma da parte dell'Italia. Attenzione, nel 64 viene arrestato Marotta, no, con ripercussioni negative, nefaste, sulla ricerca e sull'industria farmaceutica. La crisi dell'Olivetti è del 63-64, erano morti nel 60-61, come ricordavo prima, Adriano Olivetti e Mario Chu, ma la fabbrica era quanto mai rigogliosa, la produzione riconosciuta a livello mondiale, non c'è stato niente da fare. Dice, la crisi dell'Olivetti scoppia fra il 63 e il 64 con la vendita, e non è il mio inciso, ma degli autori, o la svendita, con un punto interrogativo, del comparto elettronico alla General Electric. In quella metà degli anni 60 bisogna ricordare la guerra della chimica, no? Legata alle vicende della Montedison,
a cui pure le ricerche del premio Nobel, come sapete, Giulio Natta, no, aveva consegnato una posizione di assoluto rilievo nel mercato delle materie plastiche. Sono storie molto diverse tra loro, ma vediamo un po' molto negative, ma anche un aspetto positivo che c'è dietro a tutte queste storie. Sono storie molto diverse tra loro, che hanno però in comune la presenza di pezzi importanti della nostra ricerca scientifica, farmaceutica, fisica, informatica e chimica, no? In una contaminazione originale con realtà industriali altrettanto importanti. In queste storie la scienza italiana svolge un ruolo significativo nel riportare il paese a contatto con le nazioni più avanzate, mostrando la sua potenziale rilevanza non solo per lo sviluppo culturale, ma anche per quello sociale ed economico. Ecco, ho voluto ricordare questi due aspetti, questo chiaro scuro, anzi meglio bianco e nero, no? Proprio dare un po' l'idea e riassumere, no? Quello che era il clima in quel momento. Clima in quel momento che però non erano soltanto fantasmi di senatori che tolgono la speranza, ma c'erano anche persone, personaggi, no? Invece, che combattevano veramente e riuscivano a vincere questi fantasmi. Ecco, adesso di questi personaggi parlerà la mia collega Maria Teresa Reineri. Grazie. Devo innanzitutto ringraziare Piercarlo Giolito perché mi ha coinvolto in questo diciamo, evento. E non voglio essere qui a far scorrere il film della mia vita professionale, anche se in effetti le vicende dell'informatica a Torino io le ho vissute dall'inizio. Diciamo che l'atmosfera che c'era all'Istituto di Fisica era un'atmosfera tutta particolare, non si navigava certamente nell'oro, ma l'entusiasmo con cui le persone che vi lavoravano, i rapporti stretti con il mondo internazionale della fisica, facevano sì che veramente l'Istituto di Torino fosse un crogiolo di incontri di scienziati che provenivano da varie parti del mondo. Addirittura ci fu un periodo in cui gli scienziati dell'Est incontravano quelli dell'Ovest proprio attraverso i fisici di Torino. Voglio quindi con queste parole ricordare soprattutto ai molti giovani che vedo qua i personaggi che hanno reso possibile la nascita prima di tutto e poi lo sviluppo dell'informatica e che hanno diciamo, portato al massimo livello le basi della fisica attuale. Prima di tutto Gleb Vatagin, un russo fuoriuscito nel 17, laureato in matematica e in fisica a Torino, poi rifugiatosi in Brasile negli anni della guerra, dove a San Paolo fondò l'Istituto di Fisica e iniziò e poi diede grande spinta alla ricerca sui raggi cosmici. Gleb Vatagin ritornò a Torino chiamatovi nel 49 e nel 51 insieme ad altri eminenti fisici, alcuni della scuola di Fermi come Amaldi, Bernardini e Radicati, fece sorgere l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che ancora oggi è la spina fondamentale della ricerca fisica in Italia e che ha ramificazioni soprattutto a Ginevra. Poi abbiamo Mario Verde,
Mario Verdi era direttore dell'Istituto di Fisica Teorica, era stato chiamato a Torino nel 1950 come fu il più giovane professore ordinario di fisica teorica, aveva compiuto appena 30 anni, e il terzo, forse il personaggio più pratico, capace anche molto di organizzazione, era il professore Romolo De Aglio, che aveva vissuto a Torino anche negli anni bui della guerra e che era ordinario di fisica superiore. La troica, come la chiamavamo noi, era una fucina di idee, come posso dire, caricava, era capace di quell'entusiasmo che permetteva alla gente di lavorare praticamente senza stipendio. Tenete presente che le borse di studio più o meno che si potevano acquisire in quel periodo, nella fine degli anni 50, corrispondevano ai nostri 25-30 euro attuali. Le capacità umane, le doti umane di Gleb Vatagin e la sua bravura e intuizione scientifica l'avevano reso molto conosciuto nel mondo accademico, nel mondo dei fisici logicamente e dei matematici e non solo, e quindi la sua umanità, l'amicizia che elargiva con spontaneità lo facevano ricercare e avevano permesso quindi a lui di portare a Torino molto spesso fisici da tutto il mondo. Io ricordo benissimo la presenza a Torino di Dirac, che frequentava l'istituto per lunghi periodi, anzi uno dei miei incarichi appena laureata nel 59 era quello di accompagnare a volte la moglie di Dirac a passeggio, perché Dirac personalmente era corteggiato dai giovani fisici teorici più vecchi di me, che quindi avevano più importanza, e lo corteggiavano perché magari riuscivano a carpire quali erano le nuove tendenze della fisica, ma Dirac era essenzialmente un taciturno. Credo che non gli uscì mai nessuna informazione utile per i fisici. Comunque, il professor Verde, con cui io ambivo a laurearmi, nel 58-59 era negli Stati Uniti, a Torino invece era restato Tullio Regge. Io lavoravo appena laureata con Tullio Regge e aspettavo il ritorno di Verde per trovare anche per me una sistemazione, perché ero logicamente con una piccola borsa di studio molto, molto poco sicura. Verde torna alla fine del 59 con l'idea che la fisica non può andare avanti se non riesce a controllare numericamente, quindi le teorie che va formulando, e ce n'erano a iosa, confrontandole con i dati sperimentali che venivano raccolti negli esperimenti del CERN a Ginevra piuttosto che non a Plateau-Roseau. Quindi a partire dall'inizio degli anni 60 lui si mette in testa che a fisica ci deve essere una macchina calcolatrice. Ne ha viste negli Stati Uniti e logicamente la vuole anche qua. Naturalmente il budget che Verde diceva budget dell'Istituto di Fisica era modesto, non so come, nel frattempo si era cercato anche di finanziare il sincrotrone che venne poi messo nelle cantine dell'Istituto, no? Non so come riuscì a recuperare dei soldi. Si trattava di scegliere la macchina e qui cominciarono i contrasti fra chi sosteneva che bisognava prendere l'IBM 650 a schede perforate, invece chi
come la sottoscritta, ma soprattutto altri, preferivano assecondare lo sviluppo dell'elettronica italiana affidandosi ad un ELEA. ELEA 6001, un derivato dell'ELEA 9003, di cui vi ha parlato Giolito, che aveva le caratteristiche di possedere anche una matrice a sé stante per il calcolo in floating point. Vinse l'ELEA e nel proprio di questi giorni, 50 anni fa, si concludevano i lavori nella ala dell'istituto, del vecchio istituto di fisica, diciamo per sistemare, per preparare la culla che avrebbe accolto questa grande macchina, questa grande rivoluzione che certamente sarebbe venuta fuori presso i fisici. Compito mio, non ho mai saputo perché Verde mi chiamò, comunque compito mio era quello di presiedere al funzionamento di questa macchina che poi fu, fu associato Bergallo, Sergio Bergallo, che divenne il tecnico da gennaio del 1963 addetto al funzionamento fisico del laboratorio, mentre io avevo più che altro il compito di tenere corsi, insegnare un linguaggio algoritmico, i flowchart, e la traduzione di questi in linguaggio Fortran. L'ELEA 6001 aveva un compilatore Fortran e per chi voleva qualcosa di più anche magari il linguaggio Assembler. Beh, l'ELEA era piccolina, lenta rispetto alle cose di oggi, però richiamava gente e quando il programma era un po' più grosso, il Fortran non era non ottimizzava, diciamo, la compilazione, allora si lavorava in Assembler. E così io prestavo il braccio a tante intelligenze che frequentavano il centro di calcolo, e soprattutto ricordo Nicola Missana, un astronomo, per cui avevo calcolato le posizioni di certi pianetini per la verità, piuttosto che non Einar, direttore dell'Istituto di Coltivazione Arboree, che mi compensava con delle bellissime cassette di Moscato d'Amburgo. Vi dico, l'uva più buona che abbia mangiato nella vita. Poi c'era Tullio Regge, scanzonato come sempre, mi faceva calcolare delle superfici rigate che lui poi traduceva in modellini, in fil di ferro, e tutti noi credo che ne abbiamo avuto qualcuno per casa, e se non l'abbiamo tenuto abbiamo fatto male, perché alcuni sono al MoMA di New York. Logicamente l'ELEA dimostrò abbastanza presto i suoi limiti quando Vataghi mi chiedeva di calcolare il famoso integrale che avevamo tirato fuori con la tesi, che era una teoria non locale del mesone mu, quella per cui Pauli e Dirac litigavano in continuazione. Allora io cominciai a fare la spola con Pisa, qualche volta all'Euratom, ma insomma presto Verde capì che bisognava fare un salto di qualità che non poteva più appartenere solo all'Istituto di Fisica, ma che doveva aprirsi a tutta l'università. Fortunatamente all'università avevamo un grande rettore, Mario Allara, che aveva la sensibilità per queste visioni un po' futuristiche o futuribili, e comunque aveva l'orgoglio di portare avanti e di far sempre primeggiare l'università. Infatti, campanilisticamente, devo dire che l'Istituto di Fisica Teorica, quindi l'Università di Torino, ebbe il primo calcolatore. Il Politecnico, no? Ci arrivò solo l'anno dopo, perché un'ELEA fu messa poi all'Istituto di Piero Buzzano, all'Istituto di Analisi di Piero Buzzano. Poi di lì lasciamo perdere. E comunque Allara
diciamo, rispose positivamente a questa richiesta, solo che i soldi erano tanti. Intanto diciamo, l'Olivetti aveva concluso, per come avete sentito, la possibilità di sviluppo, e quindi si doveva pensare all'IBM, che aveva la sua struttura più grande nazionale, e però costava tanti soldi, non solo non si poteva comprare, certamente si affittava, ma costava tanti soldi. La spinta a questo era però oramai estesa anche ad altre università, e il Ministero disse: consociatevi. E nacquero allora due consorzi, il CINOCA, che raggruppava le università del Nord-Ovest, e il CINECA, quelle del Nord-Est. Quindi nel CINOCA c'eravamo Torino con Università e Politecnico, Milano Università e Politecnico e Pavia. Nel CINECA ricordo Padova e Bologna, e probabilmente Venezia, ma non ne sono sicura. Insomma, i soldi erano comunque pochi. A un certo punto Dadda, che era un rettore di quelli piuttosto fulminei nelle decisioni, si staccò dal CINOCA per creare il suo CILEA, se non vado errata, e noi ci trovammo da soli. Però all'ARA disse: la macchina ci sarà, il centro di calcolo ci sarà. E quindi nel 67 e poi quindi nel 68 si istituì il centro di calcolo dell'università, e si firmò per l'affitto di una macchina del tipo 360 che l'IBM aveva lanciato nel 1964/44, perché era la versione scientifica della serie 360. Beh, qui c'è Sergio Cipri, piuttosto che non, eccolo, piuttosto manca l'ingegner Meregaglia, ma insomma personaggi dell'IBM che allora presero a cuore, anche perché lui è un torinese, presero a cuore l'istituto, la fondazione di questo centro di calcolo, e di lì partì il tutto, perché al centro, che è raffigurato in questa foto unica, esattamente unica, venivano ricercatori da tutta l'Università di Torino e anche dal Politecnico, ricordo gli elettronici BA, i fratelli BA, no? Che venivano a lavorare, anzi prima seguivano i corsi di Fortran, che naturalmente non mi erano stati tolti, ma che dovevo farne ancora di più, e poi venivano a lavorare persone anche con grossi lavori di ricerca, molti provenienti sempre dall'ambiente fisico. Per esempio Alberto Piazza era un fisico che poi era stato a Stanford, aveva incontrato Cavalli Sforza, era diventato un genetista e veniva a fare i suoi conti sul 360/44. I mineralogisti, Ferraris, altro fisico, ma insomma c'era tanta gente che veniva. Nel 68, quindi, con questo entusiasmo, per far funzionare la macchina il più a lungo possibile, possibilmente tutta la notte, si era preso del personale esterno. Il centro di calcolo si basava fisicamente su due persone dedicate, Pergallo dedicate a tempo pieno, e poi Franca Perrone, la signora Franca Perrone, che era la segretaria e che era veramente il pilastro di questo centro di calcolo. Io dimenticavo già allora un mucchio di cose, ma c'era Franca che mi poteva suggerire e rimediare e presentarmi quello che io avevo dimenticato. Comunque, purtroppo il 68 incocciò nella famosa rivoluzione del maggio del 68, e anche noi fummo occupati. Il personale che aiutava erano studenti, che logicamente più precari di così non si poteva, che lavoravano a turni, che addirittura avevano fatto una specie di cooperativa, per cui noi non davamo i soldi al singolo, alla singola persona, ma al gruppo, che poi spartiva secondo le ore e secondo delle loro regole particolari.
Però l'occupazione da parte di questa gente dell'istituto, in particolare del centro di calcolo, dove c'era della strumentazione molto costosa e importante, dette molto fastidio in rettorato. Nello stesso periodo Allara fu accusato dal suo allievo prediletto, non faccio nomi, di avere portato malamente, di aver condotto malamente l'università. Dovette dimettersi, purtroppo morì nel 73 prima che la nostra veloce giustizia italiana lo scagionasse da ogni colpa. Insomma, il centro di calcolo succhiava soldi e allora, commissariata l'università, io salivo sovente le scale del palazzo di via Cavour della Corte dei Conti andando a parlare con l'avvocato Pia, che è un magistrato appunto della Corte dei Conti, che aveva l'incarico di portare avanti, insomma, di reggere l'università nel periodo dell'interregno. Successivamente a Pia venne il rettore Sasso, che certamente non aveva la brillantezza, lavorava in momenti molto brutti. Il centro di calcolo oramai si era fatto la fama di un ambiente un po' troppo rivoluzionario, no? E quindi nel finanziamento si andava molto ad agio, cioè ogni iniziativa veniva, se non boicottata, certamente rallentata. Nel frattempo però Mario Verde, che era un visionario in questo, un profeta, come diceva stamattina il professor Cardone, anche aveva voluto espandere la conoscenza dell'informatica, o meglio dell'uso del calcolatore, per lui era forse di più semplicemente l'uso del calcolatore, ad un pubblico molto vasto. E sentiva che queste esigenze erano ormai esigenze della società civile, per cui aveva pensato all'istituzione del corso di laurea. Corso di laurea che era nato a Pisa nel 69, appunto, e che era stato richiesto anche da altre università, in particolare da Bari e da Pavia. E quindi alla fine del 69 il Ministero concesse questa possibilità di istituire un corso di laurea. E il primo novembre del 1970, sono 42 gli anni, partì il corso di laurea in Scienza dell'Informazione. Ma voglio leggervi, perché Verde me lo dettò e poi fu pubblicato sul pieghevole che fu mandato a tutti i licei, a tutte le scuole superiori da parte dell'università e anche negli istituti, questa presentazione e questa giustificazione dei motivi dell'istituzione del nuovo corso di laurea, che mi sembra assai importante. Scriveva Verde: da qualche decennio si assiste con crescente interesse alla creazione e al rapido perfezionamento di quei prodigiosi strumenti noti con il nome di elaboratori elettronici o macchine intelligenti, perché capaci di sostituire la presenza dell'uomo nell'azione di controllo fisico e mentale necessaria all'esecuzione di un dato lavoro. La grande estensione dello scibile che può fare uso di questo strumento ha favorito lo sviluppo dell'uso del laboratorio elettronico nel campo scientifico, commerciale e industriale, richiedendo una partecipazione umana sempre più rilevante. E attenzione qui, la nostra università, che è la sede naturale nella quale si devono apprendere i metodi alla frontiera dello sviluppo scientifico e tecnologico,
si è di recente preparata ad iniziare con l'istituzione di un nuovo corso di laurea in scienze dell'informazione, la formazione di giovani nell'impiego e nello sviluppo del trattamento automatico dell'informazione. Per una valutazione tempestiva delle situazioni sociali, dei bisogni individuali espressi ormai sempre da grandi numeri, per il controllo delle opinioni settoriali troppo spesso avanzate senza un vaglio critico, non c'è altra strada da raccomandare che quella del calcolo automatico. Quindi direi una grande visione, una visione non settoriale e una speranza, certamente, una speranza che ogni progresso scientifico fosse di miglioramento per la società. Piccola nota, mi raccontava il figlio di Mario Verde che quando era venuto a vedere questa 360/44 e aveva visto questa macchina grossa che occupava uno stanzone, aveva detto: ma com'è possibile così grande? E il padre gli aveva risposto: non passerà molti anni che avremo una macchina molto più potente sulla nostra scrivania. No? Quindi era assolutamente una visione molto avanzata. Bene, diciamo che nel 72-73, oramai cioè nel 70 parte l'istituto e il corso di laurea, e dove lo mettono? Nelle baracche sopra al famoso seminterrato. Quindi le baracche erano il seminterrato nel giardino dell'istituto di fisica che guardava il corso Massimo d'Azeglio, no? Corso Massimo d'Azeglio. E quindi noi eravamo considerati anche non solo i baraccati di Corso Massimo d'Azeglio, ma erano quelle persone che rendevano il corso meno elegante, perché in effetti erano non dei prefabbricati graziosi, erano veramente delle baracche di legno. E credo che il professor Meo si ricordi bene di queste baracche. La popolazione crebbe rapidamente come studenti. Il 360/44 diventò presto insufficiente sia per il lavoro di esercitazione degli studenti di informatica, sia per la richiesta sempre maggiore. Verde forse era stanco di litigare con Via Po e abbandonò, lasciando la direzione del centro al professor Luigi Gatteschi. Io lo seguì velocemente, perché tanto lavoravo, avevo già un corso anch'io al corso di laurea, e poi volevo sviluppare finalmente degli interessi di ricerca, e misi la cosa, la patata bollente, a Piercarlo. E con questo mi ridà la parola, immagino, ma senza, no, non voglio naturalmente annoiarvi più di tanto. Cosa è successo? Successo, come diceva Maria Teresa, il 360/44 non ce la faceva più. Era ormai, diciamo, insufficiente sia per l'utenza, avevamo un migliaio di studenti che circolavano per esercitazioni su questa macchina, una cosa pazzesca, più tutti i gruppi di ricerca e quant'altro. Allora si è incominciato a pensare a una nuova soluzione, innanzitutto a una nuova macchina. Questo, grazie proprio all'IBM, fu offerta all'Università di Torino la possibilità di avere un 360/67, che era la macchina precursore della serie 370, che sarebbe arrivata qualche anno dopo. Piccolo dettaglio, il 360/67 nel bunker non ci sta, già questa era bella grandetta dentro il bunker, ma ricordo, forse proprio con Sergio Cipri, che ci mettevamo lì con i rettangolini di carta a cercare di far stare le cose, era così, no? Fa stare le cose all'interno del bunker, no, non c'era niente da fare, c'erano dei maledetti pilastri in mezzo al bunker, non ci consentiva di...
e dove mettere questa macchina. Scienze dell'informazione, nel frattempo, il corso di laurea, aveva avuto assegnati dei locali, degli alloggi, no? In via San Massimo, un alloggio, momento, no, ma la vicenda loro non la sanno. Gli era stato assegnato in via San Massimo 41 la cantina, il piano terra e un alloggio al primo, o due alloggi al primo piano, che poi erano collegati insieme. Prima che i miei colleghi informatica prendessero posto, perché erano sparsi qua e là, in Palazzo Campana e quant'altro, io naturalmente non dissi niente a loro, no? Come centro di calcolo riuscimmo a far mettere il 360/67 in via San Massimo, ma dove? In cantina. Per fortuna che non c'era l'antinfurzionistica, quel periodo erano forse abbastanza disattenti. Comunque, in cantina noi avevamo questo via San Massimo 41, il piano in realtà dei garage, quindi immaginatevi voi, no? Questo grosso, enorme baraccone, anzi credo di avere qui un'immagine di repertorio, questa è autentica, il 360/44 autentico. Proprio autentica. Questa invece è di repertorio, l'ho tirata giù da internet. Questo è il barra 67, e il 360/67. Sì, non si vede tanto, spegniamo un po' di luci, tanto. Aspetta, Sì, eccolo qua. Accendiamo gli altri, accendo le altre luci, così. Ecco, questo è il barra 67, esattamente il modello che avevamo installato in via San Massimo. Il barra 67 aveva intanto la caratteristica molto importante di essere una delle prime, se non addirittura la prima macchina in time sharing, quindi la possibilità di un'attività interattiva, ed era una grossa novità soprattutto per i ricercatori, non tanto gli studenti che continuavano a usare la tecnica batch a schede naturalmente, ma per i ricercatori. E poi aveva la paginazione. La paginazione è stato un passo avanti enorme. Io ricordo la programmazione sul 360/44 con l'overlay. Pazzesco, bisognava frazionare il lavoro a pezzettini, poi dal main, dal lavoro principale, richiamare un pezzettino alla volta che si sovrapponeva al pezzettino precedente, un macello. Invece finalmente qui abbiamo una macchina con memoria virtuale, di conseguenza non c'era più questo problema, ma c'era il problema di farla funzionare la memoria virtuale, perché l'idea era abbastanza semplice, tra virgolette, ma la tecnologia di dove andare a mettere le pagine sulle periferiche era piuttosto scadente. E lì ho visto funzionare il tamburo, il classico tamburo funzionava esattamente su questa macchina, che serviva solo per la paginazione, per gestire la memoria virtuale, che era un cilindro che andava a una rotazione, Meo sicuramente ricorda le velocità, 14 millisecondi un giro, mi dice Meo, che era il limite della rottura fisica della macchina stessa. Le testine erano fisse, ferme, sulla superficie del rullo, che leggevano le varie piste, e con questo si riusciva diciamo in qualche modo ad avere quell'efficienza desiderata. Questa fu una macchina naturalmente di passaggio, e poi si passò al 370/158, che fu l'ultima macchina del centro di calcolo. Il centro di calcolo si sciolse nel 1980. Ecco, come avvenne questo passaggio, il passaggio poi delle consegne al CSI Piemonte? La collega Reineri ha ricordato che c'era una spinta verso i consorzi, in sostanza, per cercare di ripartire i costi e di conseguenza cercare di alleggerire il carico finanziario dell'università di queste cose. Ma erano delle iniziative, come dire, abbastanza spontanee. Verso la metà degli anni 70 il Ministero organizza una commissione nazionale per studiare questo problema, il problema della gestione dei grossi sistemi di calcolo nelle università. Era diretta da Alberici 40, io ho avuto... Non,
né fortuna né niente, ero come responsabile del centro di calcolo, facevo parte di questa commissione Alberigi 40, dove venne proprio tracciato a livello nazionale il progetto dei consorzi, e così si svilupparono e si consolidarono già là dove c'erano i vari consorzi. Noi qui in Piemonte in un certo senso avevamo un po' anticipato le linee suggerite poi dalla Commissione Nazionale Alberigi 40, perché con l'avvento della regione nel 1975 e iniziativa di Franco Ricca, un splendido personaggio dell'Università di Torino, un professore di fisica, di chimica teorica, no, si è dato il via alla progettazione del CSI Piemonte. CSI Piemonte è stato appunto disegnato alla metà degli anni 70 e poi è riuscito a prendere il via proprio alla fine degli anni 80. Cosa succede del centro di calcolo, soprattutto degli addetti al centro di calcolo? Gli addetti del centro di calcolo si dividono, in parte vanno al CSI Piemonte, dove sono ben accolti e costituiscono il primo nucleo di tecnici del CSI stesso, e una parte rimane all'università in vari settori, soprattutto area umanistica, perché l'area umanistica era quella più scoperta in generale di tecnici informatici, quindi parecchi li troviamo proprio in questi settori. Mentre, come diceva la collega Reineri, l'amministrazione centrale era molto dubbiosa, non vedeva di buon occhio diciamo tutta questa trasformazione organizzativa delle amministrazioni centrali, appunto spinte dalle tecnologie. E non ha saputo dotarsi nell'80 di qui l'Università di Torino di una struttura organizzativa adeguata, lasciando in outsourcing completo l'attività di informatizzazione al CSI, dove il CSI più volte ha presentato piani generali di automazione dei servizi dell'università, ma non trovando interlocutori ha sempre avuto una vita molto molto difficile nel trovare le soluzioni più corrette per le varie richieste. No, solo per darvi, concludo, perché è finita l'ora, concludo proprio soltanto con un aneddoto che vorrei che Sergio Cipri magari mi ricordasse per bene. L'amministrazione centrale, no, quando prima automazioni, no, faceva, si utilizzavano naturalmente i famosi tabulati che andavano sul tavolo, e per l'amministrazione centrale erano tabulati su fogli prestampati che ricordavano esattamente i moduli di loro interesse. Però alcuni amministrativi volevano esattamente lo stesso identico formato del tabulato. Il problema è che il loro formato era superiore al carrello di stampa, questo era successo mi pare nel Bara 44, superiore al carrello, alla dimensione del carrello di stampa. L'IBM ha dovuto fare per arrivare dagli Stati Uniti un carrello speciale per poter stampare le cose adatte all'amministrazione dell'epoca. Non hanno migliorato tanto, mi dicono qui. Va bene, tanti altri particolari li abbiamo redatti in una nota a Maria Teresa Dio, che sarà messa agli atti, e quindi potrete leggere altri bei dettagli sul centro di calcolo. Io ringrazio molto per l'attenzione, se Maria Teresa non ha altro da aggiungere. Io soltanto un ringraziamento veramente ai tecnici del centro di calcolo, qui vedo alcune rappresentanze, perché senza la loro professionalità certamente noi non saremmo mai riusciti a fornire i servizi che siamo riusciti a dare in quel periodo. Attenzione, erano tecnici, come ricorda Maria Teresa,
precari in tutti i modi, borsisti, assegnisti e quant'altro, eppure ci davano l'anima veramente. Siamo riusciti a fare turni di 24 ore su 24, tanto per darvi un'idea, sfido un'industria a fare qualcosa del genere. Con la camusca. Io so.